per raccontare questo nuovo soggetto politico che è entrato prepotentemente nello scenario politico italiano. E parliamo del manifesto 3L che è stato presentato qualche giorno fa dal professor Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia nei governi Berlusconi. Buongiorno professore, grazie di essere ospite di Radio Yes. Grazie a voi intanto. Allora, mi sembra che in questo importante manifesto il primo obiettivo sia proprio quello di mettere in sicurezza il nostro debito pubblico, e lei dà un suggerimento che parrebbe di assoluto buonsenso, cioè cercare di sottoscrivere il più possibile il nostro debito per, come dire, evitare i condizionamenti della finanza internazionale. È così? È così. Intanto, se posso, www.listalavorolibertà.it, dove c'è il testo del manifesto, c'è tutta la documentazione. www.listalavorolibertà.it. Ma la storia è un po' questa. Fino a luglio dell'anno scorso, fino al giugno 2011, il debito italiano era rispettato, considerato, onorato su tutti i mercati. Lo è stato per decenni, lo è stato anche nei tre anni di crisi che vanno al 2008 fino appunto al 2011. Poi comincia la guerra sul debito pubblico tra tutti i paesi e contro il debito pubblico italiano. Ricordo per tre anni, nei tre anni in cui ho fatto il ministro, lo spread è stato 113 di media, eppure erano anni molto difficili di crisi. Poi di colpo lo spread comincia a salire, le cause le ho dette ormai tante volte, si marca, viene fuori una distinzione di politica, quella che volevo fare io, la più assoluta prudenza, e quella che voleva fare il Palazzo Chigi, la Presidenza del Consiglio, i gruppi parlamentari, tutto questo ambaradan. Ci hanno portato e si sono portati alla situazione di novembre, quando si sono dovuti dimettere perché hanno fatto troppa confusione. Poi questo spirito un po' garibaldino contraddiceva con l'accettazione da parte del governo italiano del pareggio di bilancio, che era una serie di sacrifici che dovremmo portare avanti in questi anni. Infatti dal lato, diciamo, della tenuta dei conti, vede, io ho trovato un grande avvocato che è il professor Monti, che per tre anni sul Corriere della Sera ha scritto che Monti ha tenuto in ordine i conti e ci ha evitato la Grecia. Poi lei dice spirito garibaldino, io ho un'idea un po' meno gentile, ma insomma si arriva al suicidio di una classe politica. Ma questo è il passato. Che cosa viene fuori da allora? Viene fuori che il canale di importazione del contagio dell'epidemia finanziaria, dell'aggressione all'Italia, è rappresentato dalla quota in mani estere del debito pubblico italiano. Il 40% del debito pubblico italiano è in mani estere. Questo è il canale, gli spread, attraverso cui si condiziona il debito pubblico italiano, si condizionano le banche stringono e le imprese cominciano ad avere difficoltà, non hanno i soldi, non girano i soldi e devono chiudere o ridursi oppure vengono comprate dallo straniero. Per essere chiari, noi siamo entrati in guerra, una guerra civile diversa da quelle passate, una guerra economica, ma tuttavia una guerra. C'è un enorme interesse a portarci via quello che abbiamo. L'Italia ha un enorme risparmio e ha la seconda manifattura d'Europa, e queste sono cose che fanno gola, che interessano. Se ti minacciano, ti facciamo saltare, è una minaccia vuota, non fanno saltare neanche la Grecia, figurarsi l'Italia. Hanno interesse a condizionarci, a farci fare una politica coerente con i loro interessi, con l'interesse della finanza, vogliono condizionarci in progressione. Come uscire da questa minaccia, da questa la linea del Piave, diciamo? Tra l'altro, se lei va all'estero, te lo dicono, ti dicono avete un enorme risparmio, una
ottima manifattura, a noi ce la ci interessa. Ce la veniamo a prendere, insomma. E voi fate ridere perché avendo tutto questo, vede, la prima cosa che si nota, è venuta fuori quest'anno, che l'Italia è un paese che importa debito pubblico, ma esporta capitali, esporta risparmio. Cioè, noi vendiamo sul mercato titoli del debito, ma mettiamo sul mercato i nostri attivi. Ora, basterebbe riequilibrare questi due flussi in entrata e in uscita. Quello in uscita ci danneggia perché sono soldi che escono. Quello in entrata non ci avvantaggia perché sono ricatti che entrano. Allora, che cosa fare? Servirebbe un governo convinto di questo, cioè convinto che siamo in guerra, che non ci difendiamo obbedendo a chi ha interesse a ridurci, a impoverirci, ma all'opposto abbiamo i mezzi per difenderci. Allora, titoli del debito pubblico, se non ci crediamo noi, perché dovrebbero crederci gli altri? Come fare? Ci vuole una visione, una regia, ma per esempio i vecchi titoli pubblici italiani erano esenti da ogni imposta presente e futura. Dobbiamo ripristinare quella clausola. Per invogliare i cittadini a acquistare. Esenti da ogni imposta presente e futura. Non basta. Le gestioni bancarie, il nostro risparmio, i gestori, le banche, ci fanno pagare in base alla massa gestita, non in base al risultato. Infatti, se uno va a vedere, ti portano i soldi fuori, li gestiscono fuori e poi dopo bruciano, si ricorda, l'Argentina, l'Irlanda, certo. L'Irlanda. Allora, basta che si dica che il pagamento dovuto dai risparmiatori non è in base alla massa gestita, ma in base al risultato. Allora voglio vedere chi non si fida di titoli italiani che hanno un risultato sicuro di per sé. Non è necessario comprare tutto il debito pubblico in mani estere, è sufficiente cominciare, dare un segnale, poi tutto si riequilibra. Se non facciamo questo, se non mettiamo in sicurezza il debito e se non mettiamo in sicurezza di riflesso l'Italia, non c'è programma che tenga, è la base su cui costruire. Poi puoi fare tutte le riforme che vuoi, se puoi, ma se non c'è questo primo passaggio, sono tutte propagande, sono tutte storie, chi promette di qua, chi promette di là, ma come costruire sulla sabbia. Ecco, mi scusi professore, chi sono i suoi alleati in questa... chi ha portato su queste idee? Ma guardi, intanto sono idee che sono venute fuori sul manifesto nei giorni scorsi, quindi diciamo che sono... Di oggi, di ieri, ripeto, sì. www.lista-lavoro-libertà.it. Stanno arrivando sul sito moltissime adesioni. Quando vado in giro incontro moltissime persone. Io avevo scritto un libro, Uscita di sicurezza, andando in giro ho visto tutte le volte tantissima gente attenta, discussione dopo. Io ho l'impressione che si faccia strada, anche perché siamo nel vuoto, nell'area degli elettori che andavano verso il sostegno ai partiti, diciamo, di centrodestra, e sono elettori cattolici, socialisti, persone normali. Ecco, sta venendo fuori la domanda: per chi voto? Io penso che sia giusto che votino per se stessi. Io non ho obiettivi di leaderismo o di leadership. L'ideale sarebbe avere in lista moltissimi giovani, e meno sono conosciuti, meglio è, più saranno conosciuti dopo. Ecco, ha fatto questo accenno ai giovani. Ecco, questo suo movimento, come pensa di intercettarli? Che dinamiche pensate di mettere in essere, di porre in essere per portare dentro questo contenitore di idee tanti giovani? Ma c'è la crisi economica e quindi è logico che si cominci da dell'economia, c'è la crisi, come uscire dalla crisi, cosa fare per ridurre l'impatto. Se uno va a vedere sul manifesto trova molte proposte che non sono solo sull'economia, vanno dalla medicina alla ricerca scientifica, sui giovani. Primo, ed è una proposta che ho fatto in Parlamento, dare ai giovani due schede elettorali, in modo che il loro voto conti due volte. Sono di meno, ma hanno diritto ad avere un futuro non condizionato dagli anziani.
e quindi è giusto che gli anziani abbiano il loro voto, ma è anche giusto che i giovani abbiano due schede elettorali, in modo da pesare un po' di più. E questa mi sembra una cosa giusta. Poi l'uso della rete e dei referendum propositivi e consultivi, questo interessa un po' tutti, mm-hmm. ma è abbastanza moderno ed è fondamentale. La nostra Costituzione sì. è del 1948 ed è diffidente verso i referendum, verso gli strumenti di democrazia diretta. E nel 48 non c'era niente di questo. Adesso che c'è, guardi, tante stupidate i politici non le avrebbero fatte se attraverso i referendum consultivi, preventivi, fossero stati avvisati. Eh certo. Come si spiega questo, come dire, correre in soccorso di Monti che viene un po' alla fine da tutte le parti politiche? Anche Berlusconi addirittura ipotizza un Monti bis. Perché guardi, tutti verso Monti? Ma guardi, caduto il governo Berlusconi, si è creata una realtà assolutamente atipica e anomala, un Parlamento che rinuncia alle sue prerogative. Senta, se uno che è eletto per governare rinuncia a governare, poi non si deve stupire se un comico vuole farsi eleggere per governare a sua volta. Certo. È successo un po' di tutto ed è, secondo me, dice Monti, e non c'è nulla di personale verso il professor Monti, il presidente Monti, che considero una persona con cui ho un buon rapporto, con molti di questo governo, ma quando dicono è una strana maggioranza, devono concludere anche in democrazia che sono uno strano governo. Ecco, lei è stato nel 2006, se non mi sbaglio, uno dei primi, se non l'unico, a auspicare un governo di larghe intese. Oggi com'è la situazione? Perché oggi la vede un po' come una iattura, un'ipotesi di questo tipo? Vede, nel 2006 più che larghe intese all'italiana, l'idea era una grande coalizione, c'erano i numeri perché le due forze, destra e sinistra, avevano la maggioranza dei voti espressi dal paese e la maggioranza del Parlamento. E fu esclusa quell'ipotesi,